Oggi a Roma, per la prima donna pilota dell'Alitalia, battesimo dell'aria. L'abbiamo accompagnata da Roma a Ginevra. Non c'è più bisogno di essere nati maschi per poter volare. Da oggi il mestiere di pilota di linea ha perso per sempre, anche in Italia, la sua maschile esclusività. Ad aprire un'ennesima porta alla carriera femminile è stata oggi una giovane romagnola nata a Ravenna 29 anni fa. Si chiama Antonella Celletti e da quando ha ricordi sente dentro di sé una grande passione per il cielo. Io ritengo che non esistano lavori maschili e femminili, esistono determinati lavori a cui le persone si appassionano, indipendentemente dal sesso a cui appartengono. Questo pomeriggio alle 13.50 in punto Antonella ha preso per la prima volta in mano come co-pilota la cloche di un MD-80 dell'Alitalia in direzione Ginevra, a bordo 98 passeggeri. Quando è in volo ha dei pensieri diversi di quando hai i piedi nella terra? Quando sono in volo penso a quello che devo fare quando volo. Lo sa che ci pilota una donna oggi? Francamente non lo sapevo. E adesso che lo sa cosa ne pensa? Ho avuto un po' di paura. È contento che ci sia una donna nell'Alitalia? Sì, penso che ci sono un po' di anni di ritardo, se lo facevano prima era meglio. O uomo o donna, se si cade non c'è salvezza per nessuno. Ma il primo volo della neopilota, neanche a dirlo, è stato esemplare e l'atterraggio come sul velluto. L'aereo guidato da Antonella Celletti è arrivato precisissimo all'aeroporto di Ginevra alle 3.10, 5 minuti prima dell'orario previsto. Poco dopo un'ora è iniziato il viaggio di ritorno. Sulle tracce di Antonella si stanno muovendo ora altre 5 ragazze che tra qualche anno come lei potranno pilotare un aereo di linea. Da 2 anni infatti la compagnia di bandiera ha aperto la selezione ai corsi di pilotaggio alle donne. Allora Antonella è stata l'unica a passare. In mano aveva un diploma di perito tecnico aeronautico ma soprattutto un forte temperamento dimostrato e forse anche fortificato da un anno di servizio come vigile urbano a Cesenatico tanto per pagarsi gli studi. Ora nel suo futuro Antonella vede altre stellette sulla sua divisa e spera di diventare comandante. Ci vorranno ancora 5 o 6 anni di volo, ma siamo certi, non ne peseranno.